Ricordo tutto, anche se è successo molto tempo fa. Ricordo come fosse arrivato presto l'autunno nella nostra cittadina riparata e nascosta, Sleepy Rock. E ricordo come conobbi Shakespeare, l'uomo di cui mi innamorai. Gesù, chi si sarebbe immaginato cosa sarebbe successo quell'autunno? Tutto sembrava così bello. Fumiamo. Neil, tu là dentro non ci torni. Vuoi che ti ammazzino? Accidenti, ma non eri via. E che c'è di brutto a morire? Ovviamente niente. Tutti gli altri ti vogliono morto. Aspetta, non volevo dire questo. Tu non li hai ammazzati. Tu li amavi. È stato un incidente. È stato un incidente. Tom ha visto la cosa nera vicino al pascolo spia. Io non ci vivrei neanche a pagamento. Perché? Non vorrei che la cosa nera se la prendesse proprio con me. A proposito di spia, ha del coraggio. Che diavolo ci fa? Si è ubriacato, altrimenti non ce la faceva uccidere. Ragazzi, bisogno di bere? Perché da me non ha accettato né una stanza né un pranzo. Non mi ha neppure permesso di farlo entrare. Per impedire a se stesso di uccidere ancora una volta. Cosa? Stavo pensando che domani dovresti cenare con me e George. No. Jack. Balla sulla tomba dei genitori. Andiamo. Non cominciare, Dick. Ha bruciato la sua casa. Tu sei qui per vedere il ballo? Mi dispiace. No. Sì. Sono dovuto uscire. Sono distrutto. Ehi, non preoccuparti. Tutti qui sanno che è stato un incidente. Che tu abbia fatto una cosa simile proprio sul terreno dei tuoi genitori. Sai cosa stavo pensando? Cosa? Che ora sono degli angeli. Così come sono sicuro che tu sei un grosso pezzo di merda. Datela fuori! Avanti, fuori di qui, delinquente! Fuori! Ma cosa fate? Cosa è successo? È Jack, è sempre in cerca di guai. Dal giorno dell'incidente. Non è stato un incidente. Non c'era via d'uscita, amico. Dove è andata? Continuate a giocare! Cos'è successo? Stai lontana da me. Sei pieno di... Non farmi. Mi toccare! Non mi aiutare. È solo che sei così lontano. Se ti succedesse qualcosa, devi trovare una casa in città. Sì, e magari un po' più vicino.
Potrei avere altre amicizie così. E riguardo alla cosa nera? Dal giorno dell'incidente la gente l'ha vista vicino a casa tua. Non c'è nessuna cosa nera! E certamente non dove sto io. Sì, beh, molte persone hanno avuto... Devo tornare a casa, Jake. Non andare da solo, è troppo pericoloso lassù. D'accordo? Non andare, dai. Ma hai bisogno di un bicchiere d'acqua. Oh no, sarebbe doloroso, orribile interrompere il contatto. Moriremmo. Dottore, dottore. Cazzo. Dottore. È caduto il ponte. Il ponte è distrutto. Cosa? Un lampo ha colpito la torre. Si sono interrotti anche i telefoni. Impossibile ricevere o chiamare. Grazie. Dillo al reverendo e al consiglio. Ok. Avete medicinali a sufficienza? Capiranno che siamo bloccati, se no attraverseremo la gola. Non lo so, è pieno di fango. Siamo bloccati. Beh, meno male che ci sono gli agricoltori che da mangiare hanno sempre. Allora vado. Qualche problema? Ah, no, fin tanto che non ci sarà un'emergenza.
Maledetto ragno. Cos'è questa roba? Un fungo. Cresce sulle cose morte. Ehi! Ehi, ce l'hai fatta? Oh, Jake. È un graffio. Non lo so. Poi non capisco perché sei arrabbiata. Sei solo educata. Non vedo perché dovete portarlo qui. Ma resta solo a cena. Lo hai visto? Com'è andato? Sì, gentile. Non posso parlare, le cose si mettono bene. Ciao. Guardate cosa abbiamo trovato! Fuori di qui con questo covo di pidocchi! Mamma, possiamo tenere il gatto? Ma sai... Per favore, sì, mamma, per possiamo favore. Tenerlo? Per favore! Ma non qui? Non so, veramente. Oh, ma era tutto solo! Vai già via prima di cena? Non è importante. Che succede? Ma nonna, voglio tenerlo davvero. Oh sì, per favore. Possiamo tenere questo gatto? Sì. Era per favore. Solo. Va bene, sì. Ehi, lo posso tenere? Ehi, ho un'idea. Mettiamogli un guzzaglio. Non riesci a controllare spazio. I tuoi figli. Gatto. Certamente non riuscirai a controllare te stessa. Io matto. Matta sarai tu. Perché dirà queste cose? Lo sai com'è fatta? Devo essere un disastro, questo vestito è orribile. Non preoccuparti del vestito. Ho gli occhi distrutti e guarda qui, guardali, li vedi? Riesci a credere a questo disastro? I miei capelli sembrano quelli di Barbara in Nashville. Perché non hai detto qualcosa? Ti avrebbe sentito. Non sorridi mai. Queste cose sono comunque più importanti di lei. Non riesco a credere che dica che sono rumorosi. Sono perfetti. Sono carini, ma tu devi dire qualcosa, è meglio. Ma che cosa ne sai? Non hai neanche notato queste scarpe, sono di Marcus. Non mi importa quello che dici, certo questi che vestiti lo sono belli. Ma ti fanno comportare male. Perché l'ho detto? Non è niente, Jake. Non riesco a fermarmi. Dove stai andando? Invento una scusa per me, ti prego. Ma avevamo apparecchiato per te. Appena mi avvicino a qualcuno rovino tutto. Devo liberarmi la testa. Ehi, attento, Buzzurro, o credi che la strada sia tua? Smettila di bere, ascolta. Credo che il pozzo della miniera si veda dalla superficie. E se è visibile il pozzo. Cosa pianterai il prossimo anno? Già. Devo prendere una birra. Sei ubriaco. È di questo che sto parlando. Perché credi che sia venuto qui. Ora siediti. Voglio solo i miei soldi. Che succede? È il tuo ragazzo che mi ha colpito, non tu. Senti, scusami. Si arrabbia per colpa mia? No, si arrabbia perché non è un uomo. No, è perché io rovino le cose. Dico le cose sbagliate, non riesco a capire quello che dice. Non sei certo tu a rovinarle. Non sarebbe male se lui non volesse molto. Tutto quanto. Troppo. Di più. Che ne pensi di questo? Lo sai che cosa ne penso? Mary! La gente che si comporta come te fa schifo! Dick! Questo è esattamente quello che penso in proposito. Ehi, salva qualche stranezza per il resto della città!
Giungemmo a un villaggio neutrale. Allora non c'era più niente di normale. Notai l'uomo della radio che mi guardava e diceva a proposito dei 100 uomini, tutti a 100, proprio come te o chiunque altro. Che noi potevamo obbligarli a sbranarsi, perché non conoscevano limiti. Erano solo popolo. Quando sono tornati in America non ho mai potuto conservare un lavoro, non ne avevo il motivo. Sì, ma tu sei un uomo intelligente. Intelligenza chiusa in prigione, proprio così. Qui ce n'è uno buono di motivo. Cos'è successo? Prepara la sala operatoria. Sì. Chi è stato? So che questo sembrerà pazzesco, ma un libro gli stava mangiando la mano. Senti, sei ubriaco? No! Questo è stato fatto da una macchina, un coltello o una sega. Sì, ho dovuto tagliargli il braccio per fermare il libro. E insisti con la stronzata di averglielo tagliato perché lo stava mangiando un libro? Dovevo star lì seduto ad aspettare che finisse di mangiarselo. L'abbiamo visto tutti, dottore. Se non ci crede, può guardare. Venga il tuo regno. Ma scusami. La tua volontà. Scusatemi, per favore. Cosa vuol fare? Un esperimento. Fatemi provare. Mi scusi. Scusate. Scusate, per favore. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tu è il regno, la gloria, il potere, i secoli dei secoli. Amen. Sono certo che la cosa funziona una volta sola. Perché non prova con la sua faccia? Deve esserci qualcosa in questo libro. E sono sicuro che è una semplice tossina. Il caldo e l'isteria di massa hanno fatto tutto il resto. È provato dalla psicologia. Esaminare. Guiderò la preghiera. Va bene. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tu è il regno, la gloria, il potere, i secoli dei secoli. Amen.
Jules! Dammi qua. Nessun trasferimento. Costruiamo tutto qui intorno. Ascoltate! Io non ci credo affatto! Neanch'io! Cosa sono queste cose? Cosa nascondi segnando le cose in rosso? Segno tutto ciò che sappiamo che è contaminato. E il filo del pulcino ci eviterà di toccare. Tu del filo del pulcino non ne avevi parlato? Ho controllato la gola. Possiamo attraversarla. Possiamo costruire delle piattaforme lungo i lati ed uscire in un giorno. Vuoi farci scappare prima di spiegarci da cosa scappiamo? Giusto, ragione. Ascoltate, vi dirò quello che so. Abbiamo a che fare con una malattia sconosciuta. Ora io ho isolato qualche contaminante, ma qui mi mancano strumenti e attrezzature per fare degli esami significativi. Quello che so è che gli oggetti contaminati consumano particolarmente tessuto cellulare umano o animale. Se c'è una cosa positiva è che la contaminazione non può trasformarsi da un oggetto inanimato ad un altro. Il podio può averlo ovunque, ma il pavimento no. Questo fermerà lo spargersi della malattia e inoltre ci permetterà di proteggerci. Vi prego, dovete avvolgervi in qualsiasi materiale per formare una valida barriera contro questa sindrome. Solo non avvolgetevi in niente che possa essere contaminato. Io soprattutto vi raccomando i materiali plastici. Non sono porosi e per questo estremamente sicuri. Ma tutte queste cose come fanno ad infettarsi? Buona domanda. Basandomi sulla posizione degli oggetti che ho trovato contaminati, non credo che questa malattia sia stata diffusa da correnti d'aria accidentali. Io credo che la malattia sia stata trasmessa da un portatore, ad esempio un cane, uno scoiattolo. O uno di noi. Ascoltate! Ora noi dobbiamo andare via. E se si tratta di uno di noi, dobbiamo coprirci tutti comunque. E una volta che avremo le attrezzature della città, costui potrà essere isolato e aiutato. Ora tutti noi qui, se lavoriamo insieme, possiamo costruire delle piattaforme sui lati della gola ed essere fuori entro domani. E tutti saranno al sicuro. Quelli che sono vivi oggi. Grazie. Ieri notte ero più stanco che in tutta la vita. E il sonno non è arrivato neanche per un minuto. Io davvero non riesco a capire come mai, dopo tutti questi anni di abbondanza e prosperità, di cibo e amore, il nostro Signore Pastore decida di infliggerci questa malattia. Prova che siamo dei peccatori, sia che scappiamo o no. Ora, io non voglio dire che il dottore ha torto, assolutamente. Ma tutti sanno che quello che è successo qui va oltre le cose quotidiane. Come può non essere alla mano di Dio? Ci insegnano che le persone vengono messe alla prova e qui nella nostra valle dell'Eden ci comportiamo come Adamo ed Eva. Di nuovo, un'altra volta, come se ignorassimo cosa ci aspetta. Io dico che Dio può metterci in grave pericolo, può anche portarci ad una più grande salvezza. Ha ragione! Preghiamo il Signore! Io dico, riuniamoci al Signore perché ci permetta di assistere al suo potere e faccia di noi gente più forte! Sì, è vero! Bel discorso. Se non fosse un omicida di massa ci crederei. Vai, no!
Se tu prenderesti la mia casa. Hai ragione, lo farei. Cosa ha detto il dottore? È tutto quello che ha detto. Sei sicura che non ha detto nient'altro? Ti sto dicendo quello che so. È in infermeria e presto starà benissimo. Cazzo! Tutta la guerra senza neanche un graffio e a Sleepy Rock! Raccontava questa storia di guerra da quando era bambino e veniva a prendere i libri. All'inizio mi sembrava un po' matto. Poi un giorno, dopo che era andato via, dissi a mio padre le balle che raccontava. E lui mi fece star zitto. E mi disse: Jake, tutti quanti hanno un po' di verità. Ci vuole solo la pazienza di trovarla. Non le dimentico queste cose che diceva. Jake, devi smetterla di pensarci. Vorrei poter soltanto vivere. Solo sorridere. Qualche volta vorrei non avere il peso di tutto questo. Quattro mesi fa non bevevo neanche. Finché quei ragazzi non l'hanno scoperto e mi hanno obbligato. Chi? Tutti loro, Tom, Josh. Gli stessi cari ragazzi che ora mi trattano come un mostro. Mi hanno portato a casa e mi hanno fatto entrare. E io avevo la lanterna in mano. Tutto ciò che ricordo erano le mani che mi afferravano le braccia e le grida che sentivo attraverso l'alcol. E fui tirato fuori dal fuoco. E capii che avevo cominciato io l'incendio e ucciso i miei genitori. Io me ne andrò di qui, che ti piaccia o no. È un suicidio restarci. Non sapevo che ci fosse una festa questa sera. Non c'è nessuna festa qui. Se le cose vanno male, i migliori discorsi si fanno con Jim Beam. Copriti tutto come gli uomini di plastica. Io credo che quel maledetto dottore dovrebbe tornarsene in città. Io sono stufo di sentirgli dire che in città guadagnerebbe 10 volte più di qui. Se, qui da 5 anni si comporta come se questo posto fosse suo. Tutti vogliono i soldi. Lei li vale.
Mary, vieni qui. Non riesci a trovare una donna, dici? Mary. Questo qui a Bim. Non sei sorda. Tra un minuto. Io voglio parlare ora. Bravo, fagliela vedere se sei capace. Sì, dai. Bravo, acchiappala. Acchiappala, vieni. Attento, la tua. Mi strappi la protezione. Dove sei stato ultimamente? Non ho trovato il tuo nome al cimitero e ho pensato che tu fossi ancora viva. Parlami! Perché stai in mezzo a quella feccia? Io non ci sto in mezzo! Col cavolo che non ci stai! Ti faccio ridere, il mio lavoro! Maledetta puttana! Sembra che se c'è una cosa che una persona può dire per farmi impazzire, è proprio quella che dice. E io mi devo trattenere per non... È più forte di me e ho paura di me stesso, va bene? Sono cambiato solo quando ho conosciuto te. Non è che sia diventato più forte. È che è sparito il mio lato cattivo. Non farlo tornare o mi ucciderà. Non so quello che voglio. Io so solo che sicuramente non voglio nessuno. Non ora. Devo avere qualcosa per riuscire a dare qualcosa. E sento di non avere niente. Lo sapevo. Qualcuno ti ha toccato il cuore e ti ha uccisa. Io vado a casa. Sei una puttana. Non ho mai toccato un uomo. Tu sarai mia. Lo vedrai. Tu sarai mia. Smettila! Siano andati! Non sembravano lontani. Venite! 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 Li ho trovati, venite! 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 Stupidi ragazzi. Lei non sapeva. Dobbiamo tornare indietro. Non sapeva ciò che era infetto, dove non doveva andare. Certo, è diverso quando succede a te. Avvolgetevi! Forza! Forza! Lasciami quello, lasciami quello. Sei rimasto un pezzo, qualcuno anche forse... Ecco, adesso questo anche tu, sulla testa. Quello che trovi, prendi questa. Stavano scopando. Dai, scopare, Cucci. Non è scopare, è toccare chi si sta sciogliendo. Comunque io starò molto attento dove metto il pisello. Ecco, ecco. Dammi, passa la luce. Sì. Resisti. Resisti. Perché uno di noi non va a cercare aiuto? Non possiamo costruire lungo i lati della gola da soli. E sai quanti morirebbero nel frattempo? Dovrebbero essere qui ormai. La tempesta deve aver distrutto una dozzina di città. Cominceranno con le grandi e poi le piccole. E finalmente arriveranno fino a Sleep Rock. Loro non sanno neanche cosa succede là fuori. Aiutatemi! Ah, mi sto sciogliendo! Ti ho preso, va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene. Thank you.
Tutto questo è un grande miracolo. Bisogna essere umili e accettare che Dio ci diriga con la sua saggezza. Impossibile controllarlo. Ci sarà sempre una nuova malattia in attesa. In attesa del giusto momento per infettare la popolazione. E Dio ci aiuterà! Io posso aiutare. Nessuno può aiutare. Sono prigioniero della mia stessa pelle. Ascoltate, non abbiate paura. Non ho voluto questo. Alcuni dei morti erano miei cari amici. Ma no! Questo è ridicolo! Io sono come te! Non fuggire, ascolta! Fermati! Mi ha preso! È una malattia, papà, non sono mi io! Mi sta uccidendo! Forza! Resisto! Cosa mi sta succedendo?
signori, prendiamo! Riesci a vederlo? Non è da queste parti. Oh, cos'è Gesù. Quella? Cosa? La tua plastica. Non sei abbastanza protetta. La malattia può essere ovunque. E a te cosa c'è che non va? Io non sto bene. Non è vero niente. Ho detto che non sto bene! La città è morta. Non saresti dovuta restare qui neanche un secondo. Treva, io so che non ci conosciamo quasi per niente. Ma tu devi andartene da qui. Insomma, voglio che tu venga via di qui con me. Cos'hai in faccia? Non è niente. Che cos'hai in faccia? Sono inciampato e mi sono graffiato. Non me ne ero neanche accorto della ferita. Senti. Possiamo andare da qualche parte. Non importa dove. Solo un altro posto. Lontano. Dobbiamo andare in un altro posto. Allora, che ne pensi? Che niente può essere peggio di qui dentro con tutta questa merda. Davvero? Guarda che se scappo con te non vuol dire che mi piaci. Prima devo fare una cosa. Poi vengo a prenderti. Fantastico. Eri in chiesa, vero? Sì, mamma. E dove volevi che fossi? Ehi, mamma, che ti succede? Prima non avevamo niente. E ora... Senti, mamma, sto lavorando per qualcosa e se le cose vanno bene... Possiamo parlare? Avremo dei soldi. Dobbiamo trovare una pistola. Scommetto che il portatore è Matt Hoffman. Il reverendo non permette pistole in questa città. E chiunque gli sia, dobbiamo pregare per lui. Assolutamente no, il portatore deve morire! Vai in camera tua! Ah, zia Sipilius, stavo solo scherzando. Lo so, scherzando! Vai in camera tua, Seth. Quel bambino non ha amore dentro di sé. Sono tanto difficili da capire. Io invece capisco benissimo. E ringrazio il Signore che in questa casa ci sia qualcuno che sappia come predicare a quella piccola peste. Sì, tu predichi amore, ma quello che insegni è odio! Lo sapevo, è lei la portatrice. Ma come può essere? E tu sei suo marito. Ti abitui a pensare alla gente in un certo modo e poi arriva questa orribile malattia e ci mostra nudi e indifesi come bambini. E noi possiamo prendere il resto? È questo l'orrore. Tu sei una donna nuova.
Non dovremmo fare niente, solo pregare. Mangiando! Salvami! Voglio che sia esaminato ogni muro, ogni porta, ogni angolo di casa nostra. Questa tragedia non succederà mai più. Qualcosa che faccia la prova e continui a farla. Sì. Come i gatti. In ogni fattoria ce ne sono centinaia. Li porteremo qui. Perciò andate fuori e portatemi dei gatti. Il Signore ha preso tuo figlio. Ora è nelle mani di Dio. Devi esserne grato. E se qualcuno di voi sente il dolore di Satana in questo magnifico momento, che Dio abbia pietà di voi. Amen. Giuro che non ha alcun senso. È andato per la solita strada. Era protetto. Non ha senso. Non ha alcun senso. È possibile che qualcuno lo amasse ancora più di te? Sì, Benedetto. Di cosa si trattava? Qualsiasi religione che dica che c'è qualcosa di buono nel morire non è per me. No, tu prima stavi mentendo. Ai genitori? Già, hai parlato loro come un credente. Ero onesto, perché amavano disperatamente il loro figlio. Era l'unica maniera per consolarli. E se questo mi rende bugiardo, io non pretendevo certo di... Quella tavola è contaminata. Come fai a saperlo se lo sei? Oh, mio Dio. Cosa? Torna qui! Cosa sta facendo? È quel pastore! Ma che è successo? Non so cosa stia facendo, chiedilo a lui. Ha preso quella tavola ed è corso giù per la strada come un forsennato. Cosa c'è di bello nei gatti, eh? Dovresti controllare con una mucca sotto il letto. E inoltre hanno sempre il campanello al collo come un allarme. Io insisto che ci sono animali migliori dei gatti. Ci sono molti più gatti selvatici che cani. E io non ho nessuna intenzione di dormire con un cane selvatico. Dammi retta, il reverendo! Però il dottore, se non ha le prove, non crede a niente. È mia moglie, ne sono sicuro. Tu ti comporti in modo strano. Ma sei pazzo, per caso? Accidenti, che reazione! Scommetto che sei tu il portatore! Brutto schifoso, ti spacco in due! C'è ancora la vicenda! Ehi, gatti! Quella non è la mandria più bella che tu abbia mai visto! Forza, andiamo! Fa attenzione! Prendilo, prendilo, Dena! Quello lì, quello lì! Forza, forza! Non le toccare! Quelle sono nostre! Le stiamo facendo scappare! Sta fermo lì! Ma di che cosa stai parlando? Fermo lì! Josie,
Cos'è questo? Ho detto fermo! Ma se non riusciamo a trovarne nessuno, abbi un po' di compassione! Ci sono centinaia di gatti! Guarda questo. E tu saresti un uomo timorato di Dio? Dobbiamo affrontare i tuoi coltelli per poter salvare le nostre famiglie? E con questo? Belle famiglie. Già. Sono degli ubriaconi, non possiamo dar loro i gatti. Abbi un po' più di compassione. Tu puoi averne due. Ma cosa stai facendo? Li porto fuori, portali fuori. Comincia a muoverti coi bambini. Adesso. Ne prendo uno! Suo. È mio! È mio, l'ho preso! No, è mio! Lascialo! È mio! Ha cercato di prendermi. Lo avete visto? Lo avete visto? Prendetelo! Prendetelo! Sporco ladro! Che? Perché rubi la mia cassetta della posta? Maledetto pastore, non ho mai visto cose del genere! Micio, 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 dimmi, micio, so. Cos'è questo? Cibo per gatti. Vieni qui, non ti faccio male, vieni. Prendi la gabbia e andiamo via di qui. Tutto funziona, bisogna seguire le regole. Sì, le tue regole. Ehi, sono ottime regole. Fai un passo e fermati. Andiamocene via di qui, forza! Levati di dosso, levati dalla mia gamba! Scappa, Ted, scappa! Mettiti in salvo! Dammi qua! Salve, ragazzi! Fermi! Fermi! Sono contento che qualcuno abbia preso i gatti per noi. Quei gatti non sono tuoi. Dai, passali a me! Levatemelo di dosso! No! Lascialo andare! Gatti, scappate! Piccolo stronzo! Oh, no! Tiratemi fuori! Tiratemi fuori! Aiuto! Va
Abbiamo appena ammazzato un bambino. È stato un incidente. Potrebbe capitare a chiunque. Vieni qui, ragazzina. Merda. Andiamo! Venite, ragazze! Venite qui! Forza! Corri! Fermi! Venite qui! Oh, cazzo! Forza! Passiamo qua sotto! Su! Volete fermarmi? Tanto vi prendiamo! No! Non possiamo seminarli lungo la strada! Ci prenderanno senz'altro! Ehi! Non possono seguirci sotto quei cespugli rossi! Andiamo! Gesù! Dana! Seth! T'hai impigliata la scarpa! Tirati su! Ci sto provando! Slacciami questa maledetta scarpa! È troppo stretta! Dai! Forza! Dana, vattene di qui! Vattene! Vattene! Maledizione! Invece di pensare a quei maledetti gatti, perché non hai pensato a te stesso, Perché non ci hai dato i gatti? Ti avremmo lasciato andare! Perché non mi lasci andare adesso? Saremmo pari! Perché non voglio che mi accusino della morte di tuo fratello! Hai il cervello putrefatto! Oh, scusa, lassù non è niente che possa essere putrefatto! Ascoltami, stronzo! Che diavolo stai facendo? Levami le mani di dosso! È un bambino! E se lei parla? Sa che se parla la uccidiamo, e in tutti i casi la ucciderò io! Uccideranno noi. Vi prenderanno, è come se foste già morti. Nessun assassino lascia andare un testimone. Tienilo fermo. Saluta questo mondo. Non sbagliare. Levatemelo di dosso! Aiuto! Eleanor, come sta Nathan? Sto cercando di tenerlo in forma. Hai guardato di sopra? Perché di sopra? I bambini. Ci hanno preso! Avevamo i gatti! Hanno ucciso Tommy! Dove lo hanno fatto? Sulla strada del grano. Ma chi? Chi? Erano quelli del bar. Mike, va a controllare. Ma attenzione! Cosa fate qui? Muoviamoci! Oh, signore, conducimi ad una roccia più alta di me. Usala se devi, non possiamo sapere quanto tempo abbiamo. Prima mettete le assi alle finestre e poi il filo metallico. Portate la scala qui, svelti. Andate lì, nel capanno con quelli, ma state attenti. Vogliamo unirci a voi. C'è sempre posto per i buoni cristiani. Cosa diavolo stai facendo? La gola è transitabile, ho controllato. Cosa? Con una piattaforma saremmo fuori in un giorno. Perché non vai ad aiutare gli uomini? Dobbiamo andarcene! Ad essere attaccati con tutti i bambini? E come fai a sapere che dall'altra parte la malattia non è 10 volte peggiore? Questa casa non sarà un granché, ma è tutto quello che ci resta al mondo. Da questa parte! Per favore, aiuta gli altri uomini. Hai mentito sulla malattia, sulla tua vita. Su cos'altro hai mentito?
Sei una tale noia. Pensavo che tu capissi. Non potevi dirmelo tu. Non saresti venuta. Allora me ne vado. Dimmi, e io come ci resto? Senti, se non vuoi parlarmi, io lo capisco. Anch'io sarei incazzato se tu mi avessi fatto lo stesso. Ma tu mi hai mentito. Mi piace mentire. Tu non mi piaci. Vattene. Vattene di qui. Non ho finito. Ne hai avuto abbastanza, non credi? Chi lo dice? Se resti potrebbero prenderti. Vuoi andartene una buona volta? Tu non strilli perché sei arrabbiata. Vattene subito di qui. Sono sicuro che c'è qualcos'altro. Per esempio? Non mi toccare, non voglio morire. Almeno mettiti i guanti. Smettila di ridere. Allora davanti alla chiesa? Non fare tardi. Non baciare niente di rosso. Ehi! State zitti là sotto! Maledetto ragazzo! Non avremmo dovuto ubriacare Jack. Il punto è perché siamo qui. Siamo qui perché Jack si comporta in un modo strano. Maledettamente strano. Non avremmo dovuto farlo ubriacare. Tutto quello che dobbiamo fare ora è pensare al futuro. Certo. La miniera è sulla proprietà di Jack. Ed è per questo che l'avete fatto ubriacare. Ha ragione. È vero. Però io non ho appiccato il fuoco. Non è vero. Ti ho visto io. Anch'io. Ma cosa hai visto? È stato proprio lui. Proprio come tutti gli altri. Io non l'ho fatto ubriacare. Non l'ho trascinato a casa sua. Non ho legato i suoi genitori. Dunque, anche se avessi cominciato io... Errori ne abbiamo fatti tutti. Ma il motivo per cui tutti qui hanno legato e ucciso i genitori di Jake era per liberarsi per sempre proprio di quegli errori. Perché non abbiamo messo anche lui insieme a loro? Perché era questa l'idea, stupido. Lui si crede colpevole. Qualcuno ha incolpato noi? Certo che no. Qualcuno ci ha mai guardato? No. E ora possiamo prendere tutto ciò che sta nella miniera, è nostro. Jake può anche... portarsi stranamente, ma è convinto di avere provocato l'incendio. Per Jack è tremenda questa colpa, vero? Già, è un ragazzo molto sensibile. Oh, molto assassini! Proteggetevi! Gli assassini sono loro, i Jones! Di cosa diavolo sta parlando? Li ho sentiti parlare! Fate qualcosa prima che vi uccidano tutti quanti! I Jones non uccideranno nessuno! Metà di questa zona è contaminata! Perché allora stanno costruendo una fortezza da guerra? Quale fortezza? Mettono palizzate e tavole alle finestre. E perché non l'avete detto? Che ne sapevo che era una guerra? Hanno anche filo spinato. È vero, l'ho visto io. Ti ammazzeranno tutti come pecore. Molti sono già morti, figli di puttana. Perché state prendendo tutti quei gatti? Ecco, giusto. Se non stessero prendendo tutti quei gatti, i vostri amici sarebbero vivi. È vero, a noi non offrono nessun gatto. Quei maledetti bugiardi. Hanno anche tanti oggetti dipinti di rosso. Se non fosse per loro avremmo i gatti. Se non abbiamo i gatti, possiamo trovare altri animali! Ma quelli sono i nostri gatti! Allora, per amore di Sleepy Lock, del sangue dei nostri parenti e amici, prendiamo i Jones! Sì, andiamo! Prendiamo i Jones!
perché corri? Calma, cosa c'è? Quelli del bar si armano per catturarti. Cosa? Lo sentite? Hanno asce, oggetti di plastica e rossi. Li ho visti io. Lo sapevo. Quanto tempo abbiamo? Non lo so, un paio di minuti. Stanno arrivando. Ma tu hai una recinzione che li fermerà per un po'. Di cosa diavolo parli? Non hai bisogno di altre armi. Come fai a sapere che non ci servono altre armi? Per te, per loro, io prendo altre armi. Altri oggetti rossi. E altre fortificazioni, andiamo. Jack. Grazie, Jack. Diavolo. Tutto questo lo faccio solo per quello che significhi per me. Preparatevi alla difesa, affilate le armi. Tu e tu prendete gli oggetti rossi e distribuiteli. Tu e tu tenete d'occhio ai gatti. Dov'è Bob? Sono qui. Prendi degli uomini e va sul rostro. Forza! Combattete coraggiosamente, Dio è con noi! Mettetevi tutti ai vostri posti e fate attenzione! Tutto a posto. Ricordate mia moglie Jane, il piccolo Tommy, Sandra, George, Rebecca, Mark e tutti quelli che sono feriti e moribondi. Combattete finché vorrete respirare e i vostri polmoni non riusciranno a farlo più. Fin dall'inizio. Mantenete le vostre posizioni! Fate entrare i gatti e i bambini! Forza, Dana! Anche la porta! Dentro, dentro! La porta! Ho sempre saputo che eri vigliacco e bugiardo! Attacca, così potrò mettere fine alla tua squallida vita. Raccogliere gatti? Accatastare munizioni? Uccidere i nostri uomini? Tu hai cominciato questo. Non stavano diffondendo la malattia. Ti abbiamo permesso di tenere i gatti. Dio mi è testimone che siamo noi che stiamo cercando di aiutare. Allora fai uscire i gatti. Ora vedo che non sono i gatti quello di cui hai bisogno. Ti prego, accetta Dio come tuo salvatore. Posso usare Dio per controllare gli oggetti? Ah, no! Come puoi farli ragionare? Non ti ascoltano.
Se combattiamo useremo ogni oggetto rosso che abbiamo. Stiamo morendo. Non abbiamo nulla da perdere. Rinuncia ai gatti. Smettila con questa pazzia. Abbiamo il signore, le armi ed i muri. Non puoi combattere questo. O ci dai i gatti o è la morte. No, è una scelta. Gatti o morte? Gatti o morte? Non sono i gatti che ti servono. Allora che sia la morte. Ah! Yeah! Quello che abbiamo fatto è stato credere in te. Torna qui! Se mi tocchi di nuovo sei morta! Non puoi andare là fuori! È ora che lo hai fatto! Presto, tagliatemi le mani, tagliatemi le mani! Per favore, fa presto! Mi dispiace vederle scomparire. Città e molti di quelli che sono morti. È stato per incidente. Non volevo che succedesse. Sei tu. Il portatore sì, sei tu. Ma io non volevi far del male a nessuno, vero? Non volevi far del male a nessuno. È così. Ah, lo sapevo. Non volevo far del male. Che lo sapevo, era troppo stupido per essere intenzionale. Se vai in città ci metto un secondo, eh. Di cosa stai parlando? Credi ci si passi dalla gola? Cosa stai facendo? Perché non l'hai detto a qualcuno? Ascolta, io non voglio farmi crocefiggere, è questo il punto! Senti, tutta la città ti osserva. Se scappi oggi lo sapranno e capiranno che siamo venuti con te. Credi che una gola potrebbe fermarli? Jake deve solo proteggere se stesso e in città potrà trovare qualcuno che possa aiutarlo. Io lo voglio aiutare. Ti sto dicendo che non puoi. Ma io sono in questo pasticcio dall'inizio. Hai bisogno di uno che ti conosca da anni. L'unico motivo per cui siamo qui è perché tu non perdessi tempo a cercare il portatore. Vuoi aiutare? Aiuta loro.
A me non puoi. D'accordo? D'accordo. Cos'è stato? Mi dispiace fermarti, ma so che mi capirai. Ma sei stravolto! Appena arriveremo in città... Maledetti idioti! Non andare lassù! Ma cosa fai? Stai attento! Ma non capisci? Levati di qui! Mi devo aiutare! Ti prego! I bambini. Andiamo, presto, andiamo. Sì, sbrighiamoci. Presto, bisogna portare i bambini in salvo. Sbrigatevi. Andiamo, andiamo. Mamma, aiuto! Aiutate a portare i feriti giù dalla collina al più presto! Ma allora noi cosa diavolo? Allora, forse potremo anche parlare. Non gli dirai che ero io, vero? No. Racconterò loro una storia. Ma tu dovrai venire in chiesa.
Ma perché? Perché ci saranno tutti. E se non ci sei anche tu, nasceranno dei sospetti. Chi non sarà lì sarà quello che prenderanno. E tu sei sulla lista di tutti. O credi che non si accorgerebbero della tua assenza? Una riunione cittadina è l'unica soluzione. Devi esserci! Poi sarai libero. Ma tu cosa direi? Non preoccuparti, ho un piano. E quando finirai potrò andarmene? Sì. Dammi un'altra soluzione. Ma davanti a me voglio libero, starò vicino alla porta. Sono d'accordo. Da tutte le parti. Non pensavo saresti venuto, Jack. Io dico che è Bob. Secondo me è Matt. Puoi darla a me? Sta attento, però. Bene. Sono contento che tanti abbiano smesso di uccidere e siano qui. Ora, tutti voi sapete che io so chi è il contaminatore. È uno che non ha famiglia. Perciò possiamo infierire contro di lui. È un giovane vagabondo e cattivo. E quando lo nominerò non avrete più dubbi che sia lui. Perciò ora, io rivelerò il nome del portatore. Tim Dooley. Dooley? Ma come? Sì, lo sapevo che era Tim, lo sapevo! È morto nella battaglia, ma prima mi ha parlato delle sue paure. Allora abbiamo fatto delle analisi e non abbiamo più avuto dubbi che fosse proprio lui. Perciò ora sono onorato e felice di proclamare che la sindrome di Sleepy Rock è sconfitta. Adesso, con calma, prendete tutto il tempo che volete. Percorrete tutta la città e segnate tutto quello che vi sembra sia contaminato. E poi andiamoci. Ci divideremo in squadre per raccogliere legna e provviste. Il portatore è morto, era Doolittle. Lavorerete tutto il giorno. Dov'è? E quando avrete abbastanza provviste, controllate con attenzione la zona intorno a voi. E assicuratevi che non sia contaminata. Non piangere. Lascia, non toccarlo. Cosa sta succedendo adesso? Ha sofferto abbastanza. Dai, bambino, la signora! Dammi il mio bambino, dammelo! No! No, è già anche il portatore. Fratello è morto per colpa tua! Hai ucciso mio marito! No! Hai infettato il piccolo? No, era la plastica che era infetta! Se è infetta la plastica, possiamo farlo uscire! Possiamo salvarlo! Possiamo salvarlo! Possiamo salvarlo! Io sono innocente! Continua, dottore, continua!
stupide prove. Se qualcun altro ha la malattia, lo isoleremo. Isoleremo il portatore. Siete matti. Tocca il muro, Jake. Siete tutti pazzi. Tocca il muro, Jake. Statemi a sentire. No! Corri, Jake! Possono provare! Prova, Jimmy! Corri verso la città, Jack! Io tocco! È morte! Peter, non farmi arrabbiare! Questa chiesa sarà la tua bara! Colpitemi! Potreste uccidermi! Ma che possibilità avete se vi tocco? Jack!
Guardate, i suoi abiti lo dissolvono. Ben presto Sleepy Rock fu evacuata dal governo. La malattia si estinse col tempo e a me non restò niente 25 anni fa.